Gente, ultimamente sto leggendo questo romanzo che è veramente fighissimo. Cosa c'entra con questo video? Nulla. Ne parleremo in questo video? No. Perché ve l'ho detto? Boh, è figo. Volevo dirvelo. Ciao a tutti, gente, io sono Diri, benvenuto e bentornato sull'altro fumetto e benvenuti a Top and Flop, rubrica in cui parliamo di storie concluse, che siano esse volumi singoli, serie, miniserie, ma appunto l'importante è che siano concluse. Partiamo subito e partiamo con La fine del mondo secondo Maria della Green Moon, casa editrice della quale vi ho parlato più e più volte perché a me le loro opere piacciono veramente molto, secondo me veramente figo. Tra l'altro un brossuratino tutto a colori, 15 euro. Veramente ottimo rapporto qualità-prezzo, secondo me. Storia molto 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 particolare, perché vediamo fondamentalmente tre fanciulle, una di nome Maria, l'altra, sto cercando dietro, Mary, e l'altra ancora di nome, vediamo un po' se la trovo, Miriam, quindi nomi tutti e tre molto simili. Con tre storie molto differenti tra loro, vediamo Maria, questa qua incinta, aver subito un trauma, quindi non parlare più fondamentalmente, portare avanti questa gravidanza. Vediamo Mary, che è questa ragazza qui, avere delle allucinazioni, quindi fondamentalmente vedere tutti quanti come fossero degli insetti, quindi come ci viene anche raccontato dietro questa specie di incubo kafkiano al contrario, quindi mentre nella metamorfosi di Kafka era il protagonista che si trasformava, in questo caso lei vede tutti quanti gli altri come insetti umanoidi. Vediamo se vi mostro qualche tavola in cui vediamo questi insetti umanoidi. Questa cosa qua, così si rende anche un pochino più l'idea, e vi faccio vedere anche qualche disegno, che tra l'altro sono super fighi. E vediamo l'ultima, che è Miriam, quindi questa ragazza nera essere stata portata da, non mi ricordo quale paese, perdonatemi, dovrebbe essere l'Africa, non mi ricordo, fondamentalmente essere portata qua con l'inganno e costretta a prostituirsi. Queste tre donne avranno un destino comune, quindi avranno un ruolo in questa vicenda, una vicenda che ha del biblico, perché fondamentalmente scopriremo che il pargolo che porta in grembo Maria è il nuovo messia di base. Il volume secondo me è molto bello perché ha un grandissimo ritmo, ha un grandissimo ritmo, mi ha ricordato un pochino, lo so che faccio spesso questo paragone con questo tipo di storie, però mi ha ricordato un pochino la prima stagione, dico prima stagione perché la seconda non l'ho vista, non vi nego, ma la prima stagione di Dirk Gently, quindi una narrazione molto ritmata, anche divertente in diversi punti, soprattutto basata su personaggi molto caratterizzati e molto sopra le righe. Qui vedremo un gatto che parla, vedremo Giovanni Battista, l'angelo, fondamentalmente stare con la testa in mano, quindi tutto il tempo con questa testa che a volte la lancia addirittura, cioè tutti quanti i personaggi sono veramente molto sopra le righe. È una storia appunto che ha dell'ispirazione biblica, non neanche poi così tanta fondamentalmente, quindi è più una storia di rivalsa, una bella avventura, anche perché appunto se lei deve dare fondamentalmente al mondo il nuovo messia, ci sarà qualcuno che cercherà di impedire che questa cosa accada, ovviamente. Quindi molto bello comunque, non è né pro né contro religione, purtroppo, speravo fosse una cosa abbastanza anticlericale, ma va bene così, va bene così. Mi ha molto divertito, appunto, secondo me è veramente una bella lettura. Ci sono anche qualche scena forte di splatterina, ma non eccessiva, quindi comunque è una lettura che si può fare tranquillamente. Secondo me la sua forza appunto è sicuramente il ritmo, la caratterizzazione estrema dei personaggi, diversi personaggi che vedremo, vedremo anche dei cattivi molto ben caratterizzati, e questa narrazione, questi personaggi rendono, ti trascinano veramente fino all'ultima pagina perché vuoi sapere dove vada a parare. Quindi questi sono i lati top. Lati flop, probabilmente avrei gradito qualche pagina in più, verso il finale ho trovato un pizzico frettoloso. Però comprendo bene che comunque hanno voluto mantenere una fogliazione limitata per poter dare un prezzo limitato, quindi 15 euro per un bel brossuratino ci sta. Aumentare pagine avrebbe aumentato il costo inevitabilmente, quindi preferisco sempre meglio di più una storia un pochino più tirata e stretta che quelle storie che sbrodolano e non hanno niente da dire, assolutamente. Però qualche pagina in più l'avrei gradita, anche perché la vicenda appunto mi è piaciuta, soprattutto verso la fine. Ovviamente verso la fine tutte e tre queste fanciulle, arrivate a un certo punto, vabbè,
le loro storie si incroceranno e avranno tutto quanto un senso, tutto quanto prenderà un senso. È una storia veramente, secondo me, molto carina, molto piacevole, che io vi consiglio. Scorre bene, è veramente bella, e ripeto, i disegni secondo me sono ben fatti, anche le colorazioni sono molto molto belle, ci sono diversi punti anche toccanti, perché scopriremo poi come mai Maria ha smesso di parlare, comunque ha una vicenda abbastanza toccante, abbastanza forte. Ripeto, a me è piaciuto, io ve lo straconsiglio, se vi capita, recuperatelo. La fame! In realtà, come vi ho già detto in una live che ho fatto, e vi lascio in descrizione qualora voleste recuperarla, è difficile parlare di questo volume. L'ho messo qua in mezzo semplicemente perché volevo menzionarlo, perché a me è molto piaciuto, sia come trama, ma anche a livello grafico, ora vi mostrerò, è molto bello. È difficile parlarne semplicemente perché è un attimo che si fa spoiler, fondamentalmente. Una storia horror. Una storia in cui dietro leggiamo, io l'ho trovata al salone del libro, mi ispirava la copertina perché l'avevo già vista forse in fumetteria, non mi ricordo, quindi mi diceva qualcosa questa copertina, ho letto dietro e dietro c'è solamente scritto: esistono appetiti che non possono essere saziati, se non al prezzo della propria innocenza. Già mi ha ispirato, poi quando ho visto i disegni ho detto ok, belli, belli. Mi piacciono un sacco queste ombre ben marcate, questi contorni ben delineati dei personaggi, questi neri carichi, mi piace molto. Faccio molta attenzione a cosa mostrarvi, uno per non fare spoiler, due per non mostrare scene eccessive che poi YouTube se la piglia male, però veramente guardate che bello il tratto, secondo me un gran bel lavoro. Di cosa parla? Allora, è una storia horror, vediamo fondamentalmente una ragazzina ambientata la prima parte nel 1971, la seconda parte pochi anni dopo, perdonatemi se non mi ricordo bene l'anno, magari ve lo cerco intanto che sfoglio le pagine. È una storia in cui vediamo questa ragazzina fondamentalmente avere sempre fame. Quindi volere sempre del cibo, anche a scuola la chiama il preside per dirgli questa ragazzina, cioè, vuole sempre mangiare, sempre. Non riesco a trovare la seconda parte in che anno è ambientato, vabbè, pochi anni dopo comunque. Ha sempre fame, vuole sempre mangiare, anche se comunque la mensa dà un sacco di cibo, tutto quanto, avere sempre fame. Quindi avere questa fame un po' particolare, un po' eccessiva. E a un certo punto vediamo anche una scena in cui lei fondamentalmente comincia a mordersi la mano da sola e vediamo delle scene un po' disturbanti e non capiamo bene che cosa stia succedendo. Ora, immaginate un po' dove si va a parare. Non ve lo dico troppo esplicitamente perché sarà bello scoprirlo. Sarà bello scoprire che non è l'unica persona che ha questo tipo di particolarità, fondamentalmente. Sarà bello scoprire da dove arriva questa particolarità. Sarà bello scoprire come evolverà la vicenda. Quindi come la madre che cerca fondamentalmente di proteggere sua figlia. Tenterà di dare a lei. Ah, la seconda parte è ambientata nel 1978, ce l'ho fatta. 1978, infatti, vediamo questa schiena ignuda intanto. E come la madre cercherà di proteggere la figlia e di darle una vita normale, nonostante la figlia sia differente dalle altre persone. Quindi è bello anche la classica metafora della diversità, del disagio nei confronti degli altri, ma soprattutto una storia particolare di. Possiamo dire un po' sopruso, ma più del fatto di. Ci ho visto molto, come dire, quando un ristretto gruppo di persone si chiude in sé perché ha un grosso segreto da dover mantenere, quanto qualcuno prevalga sull'altro e faccia un po' quello che vuole, mantenendo tutto l'equilibrio per colpa di questo segreto. Sono stato molto vago, vi chiedo scusa, però veramente una bella lettura, bella ritmata, si legge abbastanza velocemente, i dialoghi non sono tantissimi, vi mostro qualcosa proprio facendo attenzione a non farvi spoiler, ma giusto per farvi vedere i disegni, perché secondo me ne valgono un sacco la pena, è veramente un bel volume. Quindi, lati top, questo scorre bene, è velocissimo, cioè te lo leggi perché vuoi sapere dove va a parare. Arrivi a un certo punto che capisci cosa succede, quindi c'è lo sbalzo temporale, vuoi sapere come si concluda, poi quindi veramente una bella lettura che scorre bene. Se dobbiamo trovargli dei flop, ma forse anche qui un po' come la precedente, il finale è un pochino frettoloso, un pochino veloce. Oppure avrei gradito magari qualche. Capire un pochino meglio come mai, perché poi a un certo punto si capisce come mai, da dove arriva un po' questa problematica, questa caratteristica di questa ragazzina. Ci
ci viene accennato qualcosa, ma non viene troppo approfondito, se non ricordo male, se pare di no. Quindi capire un pochino di più cosa c'era dietro. Ci sta anche non spiegarlo, in realtà, non è che bisogna sempre spiegare tutto, però ero curioso, qualcosina in più l'avrei, qualche informazione in più l'avrei gradita. Top, proprio per trovare un flop, ma in realtà è veramente un bel volume, ci sta, scorre bene, piacevole. Se vi piacciono le storie horror inquietanti in cui non si capisce bene cosa stia accadendo, provatelo perché ne vale la pena. Gatto Pernucci. Volume strano, volume sicuramente molto strano, volume in cui vediamo fondamentalmente all'inizio il funerale di questo gatto, anche di quello, questo avevo parlato in quella live, ora ne parliamo con un pochino più di calma, qualora non aveste visto quella live. Volume strano in cui vediamo fondamentalmente la storia di questo gatto, che poi non è neanche un gatto, perché è questo coso qua, sto viustellone blu. Vediamo, comincia la storia col suo funerale. Quindi tutti disperati perché questo gatto è molto famoso, quindi ci fanno vedere anche per farci capire quanto è famoso, tutta una serie di gadget ispirati a lui, quindi quanti gadget che c'era qualsiasi cosa per lui, su di lui, cappellini, tazze, ombrelli col suo volto, tutto e di più. E vediamo appunto la sua scomparsa e tutte le persone disperate. Vedremo poi andando avanti invece quando lui era vivo chi è questo personaggio. Vediamo un'idolatria nei suoi confronti, tutti quanti che lo adorano. Fondamentalmente lui non fa nulla. Non fa veramente nulla. Lui muove gli occhi, anzi intanto fa delle azioni anche se non ha le braccia, tipo va in moto. Cose poco possibili perché appunto va in moto senza avere le braccia, ma va bene. E mangia spaghetti, non fa molto. Quindi ci ho visto molto, magari sono un po' forzato, ma ci ho visto molto un po' la metafora del successo e dell'idolatria nei confronti di qualcosa che non fa nulla di particolare, cioè nel senso, ok, quindi, cioè nel senso, tutti lo idolatrano, tutti lo menzionano, la parola Gatto Pernucci viene detto 8.000 volte nel volume, Gatto Pernucci, tutti esaltati da questo gatto, e vi mostro intanto anche un po' il tratto di questo volume, e soprattutto a un certo punto arriverà a vivere con questi due ragazzi, fondamentalmente. Allora, particolare la narrazione, appunto, particolare il messaggio di idolatria che hanno nei confronti di questo essere che non si riesce veramente a capire, che è un po' vittima del suo successo, un po'. Non si comprende bene da dove arrivi questo successo, non si comprende bene chi sia quest'essere, che cosa sia, come mai tutti quanti lo idolatrano fondamentalmente. Quindi una narrazione molto particolare e spiazzante, secondo me. Lati flop, il fatto che di base non è che succeda così tanto nel volume. Quindi non è una narrazione così lineare, non è una narrazione che ha veramente un punto di svolta. Cioè, è una narrazione in cui fondamentalmente possiamo definire uno slice of life di questa creatura, tra l'altro con questo copertina che ricorda proprio questa la forma di questo gatto con i bordi smussati, così. Quindi non ha una vera narrazione. Vediamo questo pezzo di vita di questo gatto, ma non ci viene spiegato chi è, cosa fa, come mai è così famoso. Forse la forza è anche la forza del volume, effettivamente. Prendere quel pezzo e vedere quanta amore c'è nei confronti di questa creatura, senza capirne veramente il motivo. Quindi mi sono un po' sentito come quando. Come fare un esempio? Magari tutti quanti adorano un determinato personaggio, tu magari non lo conosci, uno youtuber, che è un personaggio famoso, non lo so, e quindi non riesci bene a capire come mai tutti quanti lo adorino. Dici, ok, ma perché? Cioè, e rimani un po' a guardare la cosa dall'esterno, fondamentalmente. Questa è la sensazione che mi ha dato. Dietro c'è scritto: nei sogni possono succedere queste cose. Ma nella realtà no. Boh, quindi così lapidario, una narrazione che mi ha lasciato spiazzato, non sapevo cosa aspettarmi, mi è piaciuto il fatto che mi abbia lasciato spiazzato, speravo in qualcosa di più probabilmente, forse di più disturbante anche, cioè non volevo la spiegazione di chi era questo gatto, ok, ci stava che doveva essere così questa cosa, però speravo fosse anche un pochino più disturbante la cosa, sinceramente. Però, se vi piacciono le letture particolari, provate. Provate e fatemi sapere nei commenti se l'avete già letto, magari come l'avete trovato, cosa
ha comunicato a voi, perché quelle cose che mi stava dicendo è quello che ha comunicato a me, fatemi sapere cosa ha comunicato a voi e parliamone. Piccoli bastardi, ringrazio tantissimo la Hippostyle, uno per avermi dato questo volume al Salone del Libro, due per aver scelto questo titolo che mi ha fatto segnalare il post in cui l'ho mostrato, poi ho chiesto la revisione Instagram e me l'ha fatto passare, ok? Con quelle parolacce che ora mi darà problemi probabilmente anche su YouTube, va bene, ci sta, lo accetto comunque, il titolo è molto figo. Storia assurda. Storia di un mondo in cui un partito estremista fondamentalmente convince le persone che i giovani, i ragazzini, i minorenni stanno rubando il futuro agli adulti. Quindi a un certo punto questo gruppo di esaltati comincia a dare la caccia ai minorenni e ai ragazzini e a volerli uccidere per fare in modo che non gli rubino il futuro. Ora, ci viene anche spiegato nell'intro che questa è una storia che non ha senso, cioè nel senso il concetto di rubare il futuro per uccidere i ragazzini non ha così tanto senso, ma è proprio una chiara metafora dello scontro generazionale, quindi di una generazione che magari non vuole prendersi le proprie responsabilità nei confronti dei figli, e ci vedo tantissimo la mia generazione dei millennials, non vuole prendersi le responsabilità e non vuole crescere e quindi non vuole che un'altra generazione prenda il loro posto, quindi la voglia di cancellare un'intera generazione, infatti uccidono, se non ricordo male, me l'ho segnato. Vogliono uccidere le persone dai 2 ai 18 anni, quindi fondamentalmente fare saltare una generazione intera. È molto particolare questa cosa. L'unico esempio concreto che ci viene fatto è un personaggio che vedremo all'interno, il padre di uno dei protagonisti di questi ragazzini che vedremo all'interno di questo volume. E ci viene spiegato che lui era un grande sportivo, ha subito un trauma, ha subito un incidente. Un infortunio e non si è mai potuto riprendere perché fondamentalmente poi è nata sua figlia, quindi ha dovuto badare alla figlia e quindi non ha potuto continuare a fare sport e riprendersi da questo incidente per poter andare avanti con la sua carriera, quindi imputa alla figlia tutte quante le colpe. È un volume d'azione, è un volume molto veloce, è un volume secondo me con disegni fighissimi che, come vi ho detto in quella live, mi ha ricordato un sacco fondamentalmente Crossed. C'è l'uso dei colori, delle luci, delle inquadrature, di alcune scene discretamente forti che ora non vi potrò mostrare, però ci sono diverse scene veramente abbastanza crudine di adulti che prendono ragazzini e gli fanno cose. Cose. Non è così tanto splatter eccessivamente, però ci sono delle scene belle, belle forti, sappiatelo, quindi per un pubblico che apprezza scene crude, quindi dovete apprezzare questo tipo di cose. Veramente bello il packaging, veramente bella la carta, veramente una bella edizione. Quindi mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto, è fondamentalmente una roba molto d'azione perché sono questi ragazzini che cercano di scappare dagli Stati Uniti per salvarsi. E quindi le persone che invece vogliono uccidere tutti questi ragazzini. Molto bello questo tema di questo egoismo sociale, possiamo dire. Quindi questa voglia di non farsi sostituire dalla generazione successiva, l'ho trovata molto bella e molto interessante. Anche se, qui entriamo in un flop, un minimo di spiegazione in più l'avrei gradita, cioè la spiegazione di quel padre che, ok, è stato dalla figlia, è stato un po'. Non è potuto tornare ad allenarsi e riprendersi da questo incidente per continuare la sua carriera nell'hockey, se non ricordo male. Sì, ok, ma quello è un caso singolo. Il fatto che tutti quanti cominciano a ammazzare i ragazzini mi sembrava, non so, una spiegazione un pochino più convincente l'avrei cercata, sinceramente. Ok, ho capito che comunque l'importante era la metafora sociale, però una spiegazione, ma veramente piuttosto un virus, il classico virus che va bene per tutto e quindi impazziscono e vogliono ammazzare i ragazzini. Va bene così, cioè, ok. Oppure comunque una spiegazione, cioè tentare di creare una spiegazione a questa cosa, cioè dargli una motivazione in più. Questo l'avrei gradito, era molto difficile, probabilmente quasi impossibile, però un pochino l'avrei gradito. Un'altra cosa che non mi è tanto piaciuta, e metto anche quella nei flop, sinceramente, è il fatto che loro, i protagonisti, sono tre o quattro, non mi ricordo, perdonatemi, sono dei ragazzini di 12 anni più o meno, tutti quanti. Sono 5, 5, 12 anni. Ogni tanto hanno delle reazioni un po' troppo per adulti. Ora, io non ho tanti rapporti, cioè ho 38 anni, non ho tanti rapporti con i dodicenni, l'unico rapporto che ho è mio nipote che ha quell'età. Ok, io forse l'ho tenuto in braccio, quindi lo vedo sempre piccolo e magari una percezione mi ha sbagliato. Ok, però intanto hanno delle reazioni un po' troppo adulte, un po' troppo ragionate, un po' troppo logiche e soprattutto ogni tanto fanno delle battute un po' insensate, cioè nel senso,
un po' troppe citazioni al mondo dei giovani, e quindi citare Call of Duty, videogiochi così, ma magari in una situazione in cui stanno scappando da qualcuno che li sta per uccidere, e la ragazzina cita Call of Duty. Un pizzico inverosimile l'ho trovata questa cosa, un pochino forzata. Ok, le citazioni giovani, anche se intanto sono un po', appunto, secondo me un po' poco credibili. Però se stai scappando da una persona che ti vuole uccidere, non è che dice, ah, non sei mica in Call of Duty, cioè, è un po' poco realistica come reazione. Quindi alcune loro reazioni le trovate un pizzico poco realistiche. Questa cosa non mi ha fatto troppo impazzire. Il resto della storia invece scorre molto bene, ti incuriosisce tanto. Il finale è bello soprattutto per la frase finale che pronuncia uno dei protagonisti, che tanto non è nessun tipo di spoiler, posso dirvela, è semplicemente diventare adulti è proprio una merda. Questo è che comunque appunto racchiude tutta quanta la metafora sociale di questo volume. Un volume che comunque mi è piaciuto, appunto, tranne quelle due cose che non mi hanno troppo convinto, un bel volume, ben realizzato, ben fatto. Un bel ritmo, cioè ti trascina fino alla fine perché comunque vuoi sapere dove vada a parare, come si concluda la vicenda, e soprattutto ci sono delle scene splatterine che non sono male, non sono male, tipo questa, guarda, ma non si vede neanche niente di, vabbè, nel dubbio metto la mano davanti così YouTube non rompe. Questa è una signora, questa è una friggitrice, quella testa di un ragazzino che mette nella friggitrice, ok. Boh, non vi faccio vedere altro, il resto immaginate. Quindi bello, a me è piaciuto, vi dirò, a me comunque è piaciuto. Tranne quelle due cosine che mi hanno un po' lasciato così, però mi è piaciuto. E per oggi è tutto, ho parlato già abbastanza, in realtà di queste opere avevamo già un pochino chiacchierato in live, ma ci tenevo a farci un video in modo che rimanesse, se non aveste visto quella live e tutto quanto, rimanessero le opinioni su questi volumi, perché secondo me sono bei volumi che vale la pena recuperare, molto diversi tra di loro. Punti top e punti flop, cerco sempre di essere molto onesto con tutti quanti. Tra l'altro ho apprezzato un sacco che quando sono andato al Salone del Libro ho incontrato i ragazzi di Postale, che ripeto, ringrazio per avermi donato quel volume. Io il precedente volume loro, quello western, di cui non mi ricordo il titolo, La Terra Senza Figli, ne avevo parlato all'epoca e avevo fatto anche delle critiche, e loro, che sono persone super intelligenti e super professionali, mi hanno anche ringraziato per quelle critiche, quindi è sempre bello avere a che fare con persone che apprezzano anche le critiche. Questo è secondo me un grande sintomo di professionalità, detto proprio sinceramente. Poi cerco di fare delle critiche argomentandole, non buttandole in vacca. Almeno ci provo, faccio il possibile. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale. Qualora ci fossero questi volumi su Amazon, vi lascio il link così potete recuperarli e dargli un'occhiata, vedere un po' se piacciono anche a voi, leggerveli un po'. Se no, andate in fumetteria a recuperarli, che finanziamo le fumetterie, viviamo la fumetteria come luogo bello, quindi viviamola, ne vale la pena. Ma se abitate in un cucuzzolo di una montagna, passate dal link Amazon così date a me una piccolissima percentuale. Trovate in descrizione anche la mia pagina Facebook, il mio profilo Instagram, il tastino per mettere un like, che comunque è gratis, ve la butto lì, gratis come iscriversi a questo canale. È gratis, it's free. Quindi, volete che parlo un po' in inglese? Non penso proprio, non succederà questa cosa, per non cringiarvi malissimo, per non cringiarvi malissimo. Ok, io direi che sono abbastanza stanco quest'oggi, quindi il video può finire qui. Fatemi sapere nei commenti se avete letto alcuni di questi volumi, come li avete trovati, se qualcuno vi ispira, se qualcuno non vi ispira, se vi sono piaciuti, se non vi sono piaciuti. Insomma, fatemi sapere tutto e ci vediamo alla prossima.